Orizzontale e verticale, le figure del potere, è un libro che nasce in realtà da un incontro etnografico, un incontro etnografico con i militanti del PSUV in Venezuela, dove facevo ricerca. E una cosa che mi colpì nel parlare con loro era che si riferivano ai rapporti di potere all'interno delle istituzioni gestite dal governo chavista, come rapporti tra los de arriba, quelli che stavano in alto, e los de abajo, quelli che stavano in basso, cioè loro, i militanti di base. Quindi all'interno dello stesso partito, all'interno di uno stato con cui loro concepivano una notevole, come dire, sintonia, allo stesso tempo si vedevano in basso rispetto alla funzione, alla struttura dello Stato e alla struttura del potere dei politici eletti. Ora, mi sono cominciato a chiedere se questa opposizione tra chi stava in basso e chi stava in alto era una specificità venezuelana, e mi sono anche cominciato a interrogare sulle forme che prendeva questo stare in alto in termini visivi, in termini proprio grafici, attraverso le icone, attraverso le rappresentazioni visive dello stare in alto. E mi sono reso conto che in realtà era una costante storica che attraversava diverse culture e diversi periodi storici. Lo stare in alto era la forma del potere, era una delle espressioni della gerarchia, fondamentalmente tra chi comanda e chi viene comandato. E quindi ho trovato una infinità di dispositivi che permettevano di innalzare il governante rispetto alla massa. Allo stesso tempo mi sono chiesto se accanto a questa forma di gerarchia verticale esistessero altre forme organizzative, basate invece sull'uguaglianza. E ho trovato un filone di immagini che si riferivano a culture egualitarie in cui la forma della disposizione delle persone nello spazio era una forma orizzontale e in particolare una forma circolare. Il cerchio garantiva quell'uguaglianza intesa come posizione strutturalmente reciproca dei partecipanti a un contesto circolare, e allo stesso tempo ognuno era equidistante dal centro del cerchio. Queste erano forme di organizzazione che erano state rappresentate nelle società di caccia e raccolta, in alcune società pastorali, ma vedremo che in realtà la genealogia arriva fino all'oggi. Arriva fino all'oggi, ci sono sempre stati cerchi nei diversi contesti culturali. Ora, quindi, il primo tentativo di questo test è quello di delineare le caratteristiche e i valori che esprimono la forma verticale e la forma circolare, associandoci appunto strutture identitarie, strutture di potere e strutture di valore dell'essere umano, modi di intendere il valore dell'essere umano. Allo stesso tempo, questa illustrazione che ha seguito un percorso per immagini che trovate nel sito di Eleutra, che possono essere consultate liberamente, di centinaia e centinaia di immagini di come la gente si disponeva nello spazio, ha aperto feconde domande anche sul mondo contemporaneo, ovvero le rivoluzioni europee, quella inglese, quella francese e quella russa, hanno prodotto forme organizzative orizzontali o hanno mantenuto delle strutture verticali? E questa è una domanda abbastanza cruciale perché in qualche modo segna la forma di governo a cui siamo sottoposti ora. La forma di governo si fonda sull'uguaglianza dell'essere umano, ha una sua dinamica circolare o riproduce forme di verticalità? Ecco, la risposta a questa domanda, prendendo proprio le immagini come filo, come traccia per leggere le forme di potere contemporaneo, rivela che la circolarità che riemerge in Europa in età moderna e poi si riafferma con forza nelle rivoluzioni è una circolarità ben diversa dalla circolarità inclusiva ed egualitaria delle società circolari. Perché è una circolarità che comunque mantiene delle forme di leadership, mantiene delle forme di delega e quindi esclude la maggior parte della popolazione dai processi decisionali, dai processi assembleari, e perché codifica in maniera molto ferrea le identità dei partecipanti. Quindi una forma di circolarità che potremmo chiamare spuria,
rispetto a quelle più coerenti che invece sono visibili in buona parte della letteratura che fa riferimento alle società di caccia e raccolta, alle società pastorali e le forme di assemblee presenti nella storia dell'umanità. Se la verticalità europea tende a riprodursi anche nei parlamenti e a raggiungere forse il suo apice nella verticalità finanziaria dei grattacieli, nuove forme di verticalità che esprimono il nuovo potere, che non è tanto quello politico, ma quello tecno-finanziario che si esprime appieno in queste strutture che mirano al cielo, un po' come le ziggurat babilonesi. Allo stesso tempo, anche la tradizione socialista mostra un uso estremamente ridotto e diciamo strumentale dell'orizzontalità dopo la rivoluzione russa, in cui la circolarità dei soviet viene presto, come dire, sovrastata, forse il termine più adatto, da forme di verticalità estrema, di venerazione dei leader della rivoluzione con statue enormi. Infine, mostro come l'orizzontalità sia una caratteristica presente, almeno in forma immaginifica, in forma, diciamo, di aspirazione in qualunque contesto culturale, e riemerge in un contesto fortemente verticale come quello contemporaneo nei movimenti sociali che riadottano delle forme organizzative, inclusive e circolari, che ricordano da vicino le culture orizzontali presenti, documentate dalla storia e dall'antropologia. Questo lungo percorso ha anche un'altra proposta, che è quella di concepire l'anarchia, che in qualche modo è la forma più coerente di orizzontalità nel mondo contemporaneo europeo, non come una invenzione, dei padri fondatori, ma come l'espressione in un contesto di forte verticalità statale di una aspirazione alla circolarità. Questo ci permette anche di ripensare la storia dell'anarchia europea e le sue caratteristiche in relazione a culture che hanno potuto esprimere un'orizzontalità in forma più compiuta, in forma più coerente, in forma, diciamo, più in linea con le aspirazioni dei soggetti, mentre l'anarchia europea si trova in qualche modo a dover ritagliarsi degli spazi di vivibilità in un contesto in cui lo Stato la stava progressivamente schiacciando o limitando la sua espressione. È un libro che vorrebbe riproporre l'importanza e la possibilità di forme orizzontali viste come una riappropriazione della dignità e del protagonismo dei cittadini. Scusa, Grazie.